Buongiorno ragazzi e bentornati, anzi, mettiamoci qua. Buongiorno ragazzi, ce la possiamo fare stamattina e bentornati su Game Revolution. Io sono Shaka e finalmente oggi continuiamo la nostra avventura su Onimusha Warlords. E oggi, scusate ragazzi, sto morendo stamattina. E stasera invece alle 8 il nostro Alvik continuerà la sua avventura, la sua personalissima avventura su. Ragazzi, su Outlast, raga. Allora, innanzitutto io sono veramente felice di continuare la nostra avventura su Onimusha, visto che la scorsa volta mi ha preso tantissimo e ora capisco per quale motivo all'epoca mi piacque veramente tanto. Mi divertiva molto anche perché mi ricordava tantissimo i Resident Evil e all'epoca io li giocai all'epoca in cui insomma uscirono i Resident Evil originali e quindi io ero veramente tanto appassionato della saga, tanto che ritrovarmi uno stile di gioco molto simile, anche se diverso, mi aveva preso tantissimo. Perciò decisi appunto di iniziare questo titolo la prima volta e mi prese molto, molto, molto. Io li giocai tutti, compreso anche il terzo, dove c'era un personaggio che era praticamente stato preso da Jean Reno, anzi, era praticamente Jean Reno. Renault, sentite la mia francese. E invece, per quanto riguarda la live di Outlast, ragazzi, il nostro oggi, me oggi stesso l'Alvik mi ha comunicato che è molto, molto contento di essere qui con voi. Quindi, mi raccomando, non perdetevi la live di stasera. La settimana prossima, invece, ragazzi, ci sarà una maratona dove incominceremo Resident Evil Zero. Quindi mi raccomando, non perdetevi anche la live della prossima, la maratona della prossima settimana, che vi come. Sui vari canali social, tra cui Instagram, TikTok, YouTube, tutto. Praticamente. Spammerò questa notizia su tutto. Anche perché inizierà lì la nostra run. Anche su Resident Evil Zero, che significa che si aggiungerà ai giochi del mattino. Inoltre, ragazzi, questo venerdì e sabato io non sarò in live la mattina, ma ci sarà la nostra gara Fosforo su Disco Elysium. Ma tornerò domenica. Infatti, oggi e domani faremo Onimusha, mentre giovedì mattina e domenica mattina continueremo la nostra avventura su Nier Automata. Visto che ormai siamo agli sgoccioli con la seconda run, la run di 9S, abbiamo scoperto ieri un sacco di cose e tante altre le scopriremo nella terza run, che è quella che aspettavo in un certo senso molto di più. Scopriremo tutta la parte di quello che è relativa al complotto della Gestalt, ormai l'abbiamo scoperto con 9S, e approfondiremo la storia di A2 e probabilmente anche di tutti gli altri Yora ribelli che alla fine di tutto, molto probabilmente la loro ribellione è partita proprio dalla questione del progetto Gestalt. Poi, per quanto concerne Onimusha, non credo che sarà un titolo molto lungo, ma noi proseguiamo a bomba in modo da completarlo il prima possibile e vedere che cosa aggiungere. Successivamente, molto probabilmente le cose saranno due: o ci sarà Fallen Order, scusate, a ridargli questo Fallen Order, o ci sarà Jedi Survivors. In modo, appena arrivo a stipendio, ragazzi, la prima cosa che acquisterò: Jedi Survivors, e ci sarà anche successivamente Final Fantasy. Ho deciso di prenotare anche quello. Per quanto invece riguarda Zelda, io ho fatto una promessa a mia moglie, le promesse alle mogli, raga, vanno mantenute. Ciao Matteo, buongiorno, come stai, caro? Dicevo, le promesse alle mogli vanno mantenute e quindi Zelda Tears of Kingdom sarà giocato in privato. Vi darò le mie impressioni, assolutamente farò un video YouTube a riguardo Zelda Tears of Kingdom, ma ho promesso a mia moglie di giocarlo insieme, anzi, perché lo giocherà lei. Poi, nel caso, più avanti, visto che molto probabilmente Zelda Tears of Kingdom
Lo giocheremo, magari lo gioco, potremo giocare insieme più avanti. Io con la mia run. Vi do il tempo, insomma, di giocarlo, di vederlo e stravederlo. Assolutamente, Jen. Le promesse vanno mantenute. Ma lo giocheremo più avanti, quando sarà già giocato e voi lo conoscerete bene. Tutto bene, ho letto di Musha un po'. Infatti, guarda. Infatti, iniziamo subito, ragazzi. Ci mettiamo di qua. Ci mettiamo di qua. Aspettate, parto con Onimusha Warlords. Tra l'altro, non sapevo. Upcom, la Upcom. Nimush. Nimush Warlords. Perché mi fanno ridere queste cose stupide? Avete mai giocato a Nimush della Upcom, ragazzi? È la versione farlocca di Onimusha. Ok, adesso dovreste vederlo al massimo. Adesso è in full screen. Ok. Ups, allora è davvero Onimusha. Allora, riprendiamo da qua. Allora, eravamo ritornati qui per. Non mi ricordo manco io perché eravamo tornati qua. Ah, sì. Scusate, mi sto a morire. Per controllare per controllare se potevamo. Se potessimo. Se potevebbimo. Che cazzo è successo? Ok. Se potevamo potenziare ancora la nostra. Che succede? Ah no, ecco perché sono tornato qua. Scusate, stavo cercando di capire che cosa stava succedendo. Sì, volevo vedere se potessimo. Se avremmo. Avessimo potuto. Io non ce la faccio più a parlare italiano, raga, parlo troppe lingue. Avremmo potuto. Se potrebbimo. Potrebbessimo. Controllare questo tesoro qui, ma in realtà non possiamo farlo perché dobbiamo ottenere tutti i manuali. Potrebbe verebbimo. Ok. Potrebbe verebbimo, no? Era giusto. Allora, dobbiamo controllare la mappa. La mappa qua non possiamo entrare a sinistra. Ci possiamo fare una sorta di backtracking veloce. Allora, automata, siamo arrivati alla fine. Quasi alla fine della run con 9S. Quindi la prossima volta faremo la parte finale, il combattimento contro Eve. E abbiamo scoperto tutta la storia del progetto Gestalt. E sinceramente, anzi, abbiamo anche speso un botto di tempo ieri a parlare proprio del concetto di Gestalt. Non so se tu lo sai, Matteo, che Gestalt è, in realtà è proprio una teoria psicologica, applicata all'arte e tante altre cose. Oddio, che sta succedendo? Calo di frame assurdo. In realtà possiamo entrare. Ok. Signorino. Ogni tanto ho dei cali di frame, però molto molto labili. Molto. Dovrei giocare Replicant, esatto, perché dovrebbe raccontare tutta la storia di quello che è successo prima di Nier Automata. Però dimmi una cosa, Matteo, perché molte persone mi hanno detto che Replicant non è così bello come Nier Automata. Ciao, ciao caro, aspetta, aspetta. Oh, brutti maledetti.
sono qui? Aspetta, ti faccio uno shottino, eh? Così non muoio. Un gioco serio, è molto serio. È un gioco che io ho amato alla follia all'epoca, quando uscì. Ma proprio tanto. Io sono sempre stato innamorato di questo titolo. E, tra l'altro, questo è un remake del primo, ma vorrei, diciamo, un remake, una sorta di remastered del primo. E vorrei che uscisse anche del secondo, del terzo. Così potremmo giocare a Jean Reno. Il terzo, dove c'è, per esempio, anche Jean Reno. Non l'ho trovato bello come il. Aspetta, ti leggo. Ok. Oh, brutto maledetto. Oh, ma voi avete ammazzato. Mi ha dato l'ultimo colpo. Allora, mi sono trovato bello come automata, però è figlio del suo tempo, però... Ah, ok. PS3, a me è giornato solo per i collegamenti. Sì, effettivamente potremmo anche continuarlo. No, ma sicuramente lo prenderemo giusto per onestà intellettuale. E mica se era un combattista ancora più rifinito, poteva essere alla... addirittura. Quindi non è un... è una bestia diversa, sì, mi immaginavo, ma questa è a detta di tutti voi, raga. Questa è proprio a detta di tutti voi. Purtroppo manca, a quanto pare. E mi dispiace. Madonna, quanto è bello sto gioco. Che è praticamente Resident Evil coglioni. Ah, ok, è una versione migliorata? Beh, sicuramente lo giocheremo, raga. Adesso dobbiamo cercare di trovare la strada che stavamo... che dovevamo prendere. Che c'era di qua? Ah, qua sopra c'era il tesoro. Probabilmente troveremo al piano di sotto. Alla stregua di un remake. Brutto malefico. Essere malefico, muore ammazzato te e tre quarti da palazzina tua. Ok, di qua ci siamo andati. Allora, di qua. Devo ricordarmi dove portavano queste cose. Sì, qua. Ora cioè, ero circondato, me lo ricordavo. Però intanto almeno finiamo di potenziare la nostra arma. Anche perché a breve, se non sbaglio, ci sarà l'arma, quella di vento, che se non sbaglio è una doppia lama. Oh, ma vuoi morire? Siete dei fastidiosi come delle mosche. Molto ispirata ad Automata. Ok. Ah, di questo ne sono molto contento, devo essere sincero, perché a me Automata mi sta piacendo veramente tanto. Anche il sistema di combattimento, il sistema di build. Il sistema delle build mi è piaciuto molto, molto, molto su Automata. E qua. Abbiamo raggiunto il massimo. Perfetto. E adesso continuiamo a tirar su quest'arma. La seconda, visto che... Oh, aspetta. Salviamo perché... Però ancora un remake di Dragon Guard... magari, ma proprio un remake di tutti i Dragon Guard, cosa che non avverrà mai, sicuramente. Allora, no, mi mancano entrambi, sinceramente, perché Bayonetta... Il stile di combattimento di Bayonetta non è molto simile a quello di... Ah, più facile individuarti. Non è molto simile a quello di Devil May Cry. Non, sinceramente, i giochi del genere non mi hanno mai preso tantissimo. Io sono molto di più per il GDR. Esatto. Per esempio, a me Devil May Cry piace, ma fino a un certo punto. Lo so che magari dirò una bestemmia per tutti voi, ma... I giochi del genere mi piacciono fino a un certo punto. Poi dopo un po' mi innervosiscono. Ah, qua avevamo preso una cosa. Vediamo che c'è il piano sopra.
c'è qua. Allora, sì, questa portava giù. Allora, vediamo un po' dove ci portava questa. Qua c'eravamo stati, sì. Ok, qui ci portava nella sala segreta. Ok, quindi avevamo aperto. No, lo so. No, però molti sono innamorati di Devil May Cry, ma io proprio non... Io giocai i primi Devil May Cry e dopo invece non mi ispiravano più. Più andato avanti con lo sviluppo, più non mi è... Ok, qui avevamo trovato altre cose, sali. Ok. Devo recuperarlo almeno il primo Bayonetta per farmi un'idea molto più chiara. Oddio. Ogni tanto ci sono dei cali di frame pazzeschi. Devo capire per quale motivo ci sono questi cali di frame. Trucchi della principessa Yuki. Ok, vediamo un po'. Mi sa che è da qua che dovevamo proseguire. Sì. Sopra. Ecco. Io, anche se io spero tantissimo, se devo proprio aspettare un remake... Oh, no! Un remake, spero quello in Dino Crisis e... Scusate che... E spero anche tantissimo in un remake di Onimusha. Ok, qua non c'è niente. Il gioco su PC. Lo so. E anche Legacy of Kain. Bravissimo. Onimusha. Onimusha. Oppure no. Allora, quello che aspetto da tutta una vita, ma non ci sarà mai, ragazzi, sarebbe un seguito moderno. Oppure un remake di coso? Di Tenchu. Ma Tenchu è... Io ho un particolare feticismo su Tenchu. Tenuto serio, il clan che fu sovvertito donò il suo potere ad un uomo, questo forte, e portava anche egli rancore verso. Ok, quindi le devo ottenere tutti per poter sbloccare quel tesoro, mi sa. Medicina. Ah, l'ultimo. Il clan degli Oni, che fu sovvertito dai demoni, donò il suo potere a un uomo. Questo forte e valoroso uomo portava anche lì rancore verso i demoni. Lo vedo molto improbabile. Ma sai che all'epoca, quando uscì Sekiro, si pensava che fosse un remake o un seguito di Tenchu. Sarebbe stato meraviglioso se lo fosse stato. Lo so che ci hanno dato Sekiro. Però a me non me basta, io voglio Tenchu. Vorrei tanto giocare a Tenchu, tanto. Eccoci qua. Iniziare quella, poi hanno cambiato. Sì, molto probabilmente sì. Però io Tenchu ho passato le migliori ore della mia vita. Oh, ok. Eccolo qua. Questo secondo me mi fa male. Ah, quanto è bello il combattimento così, dove non puoi... So perché mi ogni tanto ci sono dei cali di frame assurdi. Dai, vediamo. Minchia, quanto è lento.
E la telecamera. Evviva la telecamera! La telecamera che cambia in corso. Io odio la telecamera così. Sa che lo devo riavviare sto gioco, eh. Wow, che potenza. L'avessi beccato una volta. No, una volta mi ha beccato. Oh, brutto stronzo. Ah, che dobbiamo fa? Come fa? Dai, su. Ma non capisco perché questi cali di frame. Arca miseria! Oh! Infatti. Allora. Come si cambiava l'arma? Ok. Io non lo sopporto, non sto sopportando questi cali di frame. Ma appena possiamo salvare. Appena possiamo salvare, cambiamo. Riavviamo. Ok. Vabbè, sarà una delle boss fight più facili della storia delle boss fight. Veramente. Vai, abbiamo preso la sfera del vento. Se non sbaglio, la sfera del vento era la mia arma preferita. Era la doppia lama, effettivamente era molto molto forte. Ma scusa, ma chi è che... Ah, è vero, perché non era chiuso qua. Il ragazzino era chiuso dall'altra parte. Potenziamo assolutamente. Shippu! Salviamo. E riavviamo, raga, perché non riesco a capire perché oggi questi cali di frame. Come si esce? Ah, ok. Esci dal gioco. Sarà la più brutta boss fight della storia delle boss fight. Cioè, non è che è brutta. C'è un tasto per uscire dal gioco? Ok. Ah, era semplicemente X. Semplicemente ESC. Allora, vediamo un po'. Ma quanto sarebbe bello comunque un nuovo Onimusha. Anche se non lo proseguiranno mai, secondo me. Ormai è una IP andata. Hanno detto quello che volevano dire. C'è più niente da dire.
Allora, chi è lui, sto ragazzino in realtà? Vi ricordo, ragazzi, tutti quanti alle 8. Oggi si prosegue la nostra avventura, anzi, l'avventura di Alvik su Outlast. Non me la perdete. Sorella, vi prego, salve. Mia sorella? Quindi è il fratello della principessa? Non c'è niente di cui ti devi preoccupare. Non ti preoccupare. Salveremo assolutamente la principessa. La principessa Yuka mi ha preso cura di questo ragazzo. Non è mai stata davvero libera. Così quando incontra qualcuno che ha bisogno di aiuto, lei non si tira indietro. Allora non è proprio la sorella. Forse lui non dovrebbe essere un figlio del contadino. Solo i più forti riescono a sopravvivere. Madonna, guardate che espressività. Sam. Il mondo. Lascia che ti racconti del mondo. Il mondo. 4 anni fa mio zio Mitsuhide mi spinse a viaggiare per il mondo. Per il mondo? Cioè, sempre la questione è un aspetto diverso dal nostro, che parla altre lingue. Sembrava la Mongolia, questa. Arrivato fino ai Khan? Yumemaru, Non siamo in grado di comprendere. Sono meraviglie e libertà intorno a noi. Madonna, che espressività e che racconti. Sono le persone di questo paese. Devi aiutarla a capire che è assurdo combattere su una così piccola porzione di terra in questa minuscola isola. È un bel messaggio da condividere. Mi chiamo Nui, le servo la principessa Hatsu. La principessa Yuki è nel sottosuolo. Come si è liberata? Se non sbaglio, non era molto lungo come gioco. Ma la principessa Yuki resta qui con loro. Dai, cosa è aperta questo? Quando abbiamo aperto questo? Ah! Questa era molto forte, sì, me la ricordo. Infatti, questa la voglio potenziare al massimo. Allora, io voglio tornare al piano di sopra perché ci siamo persi un qualcosina che dovevo recuperare. Preammazzato! Questa la dobbiamo assolutamente potenziare. Ciao a tutti. Ciao Fake, buongiorno. Abbiamo sconfitto il. Infatti, adesso come vedete, ragazzi, non c'ho più cali di frame. Abbiamo sconfitto il tizio sul tetto. Abbiamo ottenuto Shippu. Ma adesso stiamo per morire. Stiamo per morire. Se non sbaglio, di qua dovevamo andare. Ha sconfitto il calo di frame. Avevo dei cali di frame assurdi. Infatti, ogni tanto si riprendeva, ma. Mo, finché non potenziamo l'arma, mi sa che. Allora, sto tornando. Quell'arma è bellissima.
L'arma è molto bella. Infatti adesso la potenziamo. Potenziamo pure il vento. Lo hai disintegrato dall'esistenza con quel fulmine finale. Veramente? E non hai visto anche il resto? Solo che adesso devo stare attento perché non c'ho vita. Non c'ho vita. E io sto tornando al piano di sopra dove erano. Dove era imprigionato il. No, non ho neanche cure. Ma perché ho usato quell'arma e ancora non ero abbastanza pronto per usare quell'arma. Che era troppo debole. Oddio! Mi è preso un infarto! Mi è preso un infarto! C'era un tesoro là sopra, se non sbaglio. Ok, forse adesso ci stiamo curando. Infatti, almeno qualcosina di buono lo fanno. Eccolo qua. Proiettili esplosivi. Un vecchio forziere, tutto non trovi nulla di utile. Bene. Allora, adesso ritorniamo giù. E dovremmo andare nel sottosuolo. Comunque mi sta tornando la voglia di rigiocare Onimus. Tutta la saga. Anche a me è tornata tantissimo. Questo si è scordato di ridarmi un po' di vita. Onimusha tutta la saga sarebbe veramente una gran figata. Devo trovare gli altri. Devo trovare il modo degli altri. Di portare gli altri. Che sarebbe proprio figo. Oh, Fake, mio caro. Non ti dimenticare che oggi alle 8, se ci sei, ci sarà la nostra avventura. L'avventura di Aldic su Outlast. E settimana prossima invece si comincia con Resident Evil Zero. Resident Evil Zero, non vedo l'ora. Allora, il 3 ed il 4 sono in 3D e assomigliano molto a Devil May Cry. Ah sì? Allora sì, dobbiamo trovare il modo di rifarli. Dopo mi metterò alla ricerca di altre cose, che sarebbe bello riprendercele tutte. Oh, adesso siamo curati quasi. Quali devo morire ammazzati? Maledettioni. Madonna, che precisione! Se vuoi posso consigliarti qualche sito per i giochi. Blink, sì, va... Volentieri, me li puoi mandare in privato su Discord, caro. Wink wink. Oh, ma quanti cazzo sono? Ok, li abbiamo devastati, annientati dall'esistenza. Abbiamo annientati dall'esistenza. Allora, ok, dobbiamo riprendere da qui per poi tornare innanzitutto dove c'era l'enigma di Serio, perché adesso lo possiamo completare. Oh, perché adesso lo possiamo completare. Prego, dimmi che ci sono, che mi darai delle erbe. Grande.
Forse è il caso di... Vabbè, grazie. Ma chi è questo bellissimo esemplare umano? Sono io! Non ti sei messo l'armatura sacra? Ma si può equipaggiare? Da! Ah! Oh! Non mi ricordavo! Ok! Adesso sì. Non mi ricordavo che si potesse equipaggiare. Cioè, non ricordavo come equipaggiare le armature. Guarda il culo volante! Allora, armatura forzata del cannellone previene la fuga di anime. Quindi adesso i culi volanti non saranno più un problema per me. Sento odore di grande vecchiaia proveniente da questo gioco. Questa cosa è nostalgia. Cioè, questa nostalgia. È la nostalgia dei giochi belli. Aspetta, ma io posso. Ma quanti cazzo siete? Mo la potenziamo per bene, eh? Madonna quanto è bella se scippù. Ok, questa si apre? Non si può aprire. Ok, se non sbaglio non fa sparire gli orb una volta che hai ucciso i nemici. Ah, ok, perfetto. Quindi sempre il culo. Quei culi saranno sempre il mio problema. Sarà, se non sbaglio, questa qua era la mia arma preferita nel primo Onimusha. Infatti appena presa l'avevo potenziata al massimo. Ah, miseria. Allora, il culo è sempre un problema. Qual è lo strumento creato agli oni per sconfiggere i demoni? Allora, abbiamo tutti. Clan degli oni che fu sovvertito dai demoni donò il suo potere. No, aspetta. Qual è lo strumento? Ah, non è questo. Questa era Suzaku. Il clan del leone che fosse avvertito dai demoni donò il suo potere. Ok, questo mi devo ricordare dov'era l'enigma del clan. Se non sbaglio, l'enigma del clan Oni sta nel castello. Salva la partita, vinci la... Vabbè, scusa. Questa è la tua vita, you. Scusate ragazzi, vengo da due giorni di lavoro veramente stressanti. Allora, se non sbaglio, questo enigma qui si trovava... Oh, mortacci tua! Grazie. Si trova nel castello. Mi pare fosse qua da qualche... Mi pare che fosse qua da qualche parte.
maledetto essere immondo. Correte tutti quanti. Che bella la telecamera così. L'ora di potenziarla per fare i danni massimizzati con questa. Massimizzare i danni con quest'arma, secondo me. Oh, brutto maledetto. Che poi non riesco a capire che cavolo di demone sia. Ma è tipo un rospo. Allora, no, di qua. Posso dire che la telecamera fissa è una delle cose che mi ha fatto innamorare di Onimusa. Guarda, è molto bella. Cioè, è. Però è fastidiosa in determinati ambiti. In determinati momenti è veramente tanto tanto fastidiosa, devo ammettere. Ah, forse quando compaiono possiamo fare lo slash in quel modo. Forse è il caso di ignorarlo per te per ora. Ignorarlo per me per ora? Ok, va bene. Se lo dici tu. Potenziamo. Allora. Dove era il... l'enigma serio del clan? Non ricordo dove fosse l'enigma del clan, sapete? Non ricordo se fosse da qualche parte qua nel castello. O fosse... salve! L'enigma che non ride mai. L'enigma serio. Porca miseria. L'ho capito adesso. Maledetto. È sempre il bestione cornuto. Sì, sempre i... vabbè, così. Così lo faccio salire subito del livello. L'arma. Allora. Non ricordo che fosse all'interno del castello. Possibile che sia da qualche parte. L'avevamo trovato l'enigma del clan. Qua chiusa. Indietro non era, no? Vero? Salve signor culo. Non era indietro, no. C'è qualcosa qua? Ah, qua l'avevamo presa. Venite, venite. Comunque hai messo a Vic domani che non lavoro. Sgamedaia, sgamedaia, sgamedaia. Hai messo Alvic domani? No, Alvic è oggi! Alvic è oggi, cara! Domani purtroppo ho l'impegno, quindi l'ho messo oggi. Purtroppo Alvic lavora solo... cioè, poteva solo oggi. Mi spiace. Sì. Alvic è stasera. Sto rosicando fortissimo. Allora, cuffietta al lavoro antisugare. Assolutamente. Assolutamente sì, ragazzi. Invece la prossima settimana inizieremo... coso? Resident Evil Zero. Ci sarà proprio una maratona che durerà un bel po'. È
È un tipo impegnato, le armi maniche non si forgiano da solo. Giustamente. Questa è l'arma che preferisco di meno. Allora. Tutti quanti. Maledetti culi volanti. Maledetti culi volanti. Maledetto. Poi morì ammazzato. Grazie. Ah, forse era qui. Oh, non finiscono più sti nemici. Mi sono parato. Ah, vedi, vedi? C'ho la potenza di questi maledetti culi. Che palle. Dio. Ah, ma insta kill proprio. No, se n'è andato con tutte le anime. L'anime degli mortacci sua. Maledetto correttore. Ma ah, ecco qua. Infatti non trovavo la porta. Era da qualche parte, mi sa, da queste parti qui. Ha mandato un colpo prima di morire. Ma senti, signor Tulu. Vuole morire? Vuole decedere? Era quello dell'enigma. Non trovo nulla. Niente. Vabbè. Oh no. Ma mi tolgono tutta la vita. No, tutta la vita no, ma poi se devo. Sei lento come la merda. Grazie, grazie che mi state ridonando la vita, perché sapete che sono un po' speciale. No, io questi qua non sti cazzi.
Allora, adesso possiamo potenziarla, se non sbaglio, a 3. Aspetta, salviamo dopo. No, ancora non possiamo potenziarla a 3. Allora, l'enigma della del clan era da qualche parte all'interno del castello. Allora, non ci sono altre spiegazioni. Io so dove andare, raga. Io so dove andare. So, cioè, quella strada che mi porta giù, dove mancava pe... Oddio. Dove per... Oh, telecamera. Dove per aprirla mi mancava l'ultima arma. Però io non voglio ancora, voglio trovare quella cosa, visto che abbiamo completato l'enigma. Deve essere da qualche parte nel castello, ma non ricordo dove. Proviamo a ricominciare stanza per stanza. E sono rotto il cazzo. Vediamo un po' questa stanza. Questa stanza no, perché ci stava il... ci stava il... la corda del... dove c'era l'oggetto. Ciao tesoro, stasera! Qua ci stava... esatto, il pozzo. Se non sbaglio, ci stava la stanza, quella segreta. Boh, io raga mi ricordo di averlo trovato il coso del clan, però non ricordo dove. Mi ricordo che l'enigma del mi chiedeva il clan Oni l'avevo trovato, ma non ricordo dove. Non può essere dove dobbiamo andare adesso, perché altrimenti l'avrei cioè se l'ho trovato, se fosse dove, un posto dove non siamo andati. Sarebbe strano, no? Deve essere in un posto dove siamo già stati, ma... no, non credo che sia qua. Se no mi rimane sul gruppone. Qua saliamo al piano di sopra dove ci stanno le... no, non è neanche questo. Vabbè, dai. Se non sbaglio, da qua sotto scendiamo direttamente nella porta segreta. Ah no, questa è l'altra scala che ci porta nella porta segreta dove c'era lo shortcut. Sono i buri sorci. Sembra proprio strano, raga, eh. L'avevamo esplorate tutte ste zone, ancora non l'abbiamo trovata. A meno che proprio non ci siano delle aree che... di cui ci siamo totalmente dimenticati. Molto probabilmente ci saranno delle aree che ci siamo dimenticati. Allora... adesso potenziamo.
Adesso dovrei essere in grado di portarla. No, per poco. Adesso possiamo scendere giù, dai. Troveremo la strada, troveremo più avanti. Proveremo più avanti. Mo' qua finalmente posso scendere qua sotto. Ed è proprio qui che troveremo la principessa Yugi. Credo. Spiriti bloccano questa porta e non ti permettono di aprire. Percepisci le urla dei morti. Perché queste anime tormentate vogliono ostacolare il tuo cammino? Madonna, all'epoca immagino che... cioè, non mi immagino. Lo so bene. Deve essere stato un gioco avanti per l'epoca. Ho ottenuto erba, dai. Non posso potenziare? Mi manca un frame. No! Forse adesso sì, posso. Oh, che cazzo è? Dei piselli che escono dal. Adesso possiamo salvare. L'unica cosa che voglio potenziare è il livello 3 di fuoco. Che schifo. Ah, ecco. Ascito, amore, ammazzato. Allora, ottenuto libro verde. Mi chiedo se sia possibile ottenere il sangue di un sacrificio. La cerimonia oscura è uno dei rituali più antichi e tetri che si possono compiere tra noi demoni e quelle patetiche scimmie. Durante questa cerimonia viene estratto il sangue da una vittima sacrificale e in seguito il demone che gli apre la sua benedizione oscura è così pronto per essere bevuto da un calice ricavato da un teschio. In questo modo la scimmia partecipa al rito, scimmia si intende uomo, ottiene il potere oscuro tanto desiderato. Nessuno però è mai riuscito a risolvere il mistero di come questo potere venga trasferito. Ah, vorrei tanto conoscere la risposta. Perché nessuno è in grado di capire la mia frustrazione? Se riuscissimo a comprendere questo processo, le conoscenze che ne ricaveremmo potrebbe far avanzare la nostra specie. Credo di essere l'unico in grado di farlo, eppure sono obbligato a sprecare il mio tempo su cose che non mi condurranno alla verità. Mi serve soltanto una goccia di sangue. Spero tanto che Nobunaga ne lasci un po' dopo aver bevuto dal calice. Già lui sta parlando degli esperimenti, il tizio brutto che avevamo visto con la maschera strana là. No, con la maschera, in realtà era la sua faccia, va bene. Stava parlando dei suoi esperimenti. Abbiamo liberato una grossa quantità di energia oscura nel castello di Inabayama per sigillare il patto con Nobunaga, ma a quanto pare non è stato sufficiente. Sarà necessario restringere il sigillo attorno al castello e iniettare l'area con molta più energia. No, devo alzarmi. Usare un secondo. Ok. Pare ciò dovremmo sacrificare una ragazza del cuore nobile nata in queste terre. Ok. Sarà necessario stringere il sigillo attorno al castello e iniettare l'aria con molto più energia. Per fare ciò dovremmo sacrificare una ragazza del cuore nobile e nata in quelle terre. Abbiamo già scelto chi sarà, la principessa Yuki. Quindi adesso sappiamo il motivo per quale e per il quale vogliono tanto uccidere questa principessa Yuki. Si tratta di una giovane umana dalla pelle candida e dai lunghi capelli. I suoi organi interni sono meravigliosi, specialmente il suo cuore. Non riesco a pensare ad altro. Sono organi davvero unici, grazie. Tuttavia, se la usassi per i miei scopi, non sarebbe più adatta al sacrificio. E il re. Se la usassi per i miei scopi, non sarebbe più adatta al per i miei scopi? Ah, ok, quindi intende dire l'autopsia? Ok. Non sarebbe più adatta al sacrificio e il re mi sbranerebbe vivo. Il re. Quindi c'è qualcun altro dietro di lui. Devo abbandonare l'idea. Una volta terminare... ah, forse il re dei demoni. Ok.
Una volta terminato il rituale oscuro, tutti coloro che si trovano nelle aree circostanti moriranno. Ciò significa che non dovrò preoccuparmi di andare alla ricerca dei soggetti per i miei esperimenti per un bel po'. Bianco, ok, questa è... allora, saranno ripristinati. Il clan è riunito nello scorcio. Al di là del tempo. Pianificheranno ritrovo. Ok. Ancora dobbiamo completarla questa... questo bianco. Oh, smettila di... queste cose sono fastidiosissime. Ma da dove cazzo? Non mi fa danni, ma mi blocca in modo tale che arrivi. Che arrivi questo, questo tizio brutto. Quante sono brutte queste cose qui? Madonna. Allora, c'è una porta qua. Mappa della fortezza sotterranea, perfetto. Ok. Quindi devo trovare il motivo per cui le anime mi bloccano il passaggio. Cazzo è? Rosario spirituale? Ah, mi sa che il rosario spirituale mi aiuterà a passare. Ah, ti rende in grado di ascoltare le voci dei defunti. Ok. Ah, questo gioco non è automaticamente quando... va bene. Ma l'oggetto che era caduto dall'alto, dal fossato, dove lo troviamo? Forse... due in un colpo solo. Che palle, madonna. Campanella purificatrice. Oddio. Eccala. Ah, è la fortezza di Sen. È più veloce quella al centro. Ok. Che schifo. Non... spero che sia il suo braccio. Allora, adesso posso tirar su, dare un po' di potere. Questa. Madonna, sono rimasto senza cose, oh. Ah, mi fanno un botto di danni. Campanella purificatrice, vediamo un po'. Purificare le maledizioni. Non puoi usarlo qui, ok. Quindi devo trovare... secondo me... qua la useranno. Non ti permetto di aprire. Percepisci il ruolo dei morti. Perché vuoi quest'anima vogliono scavare il tuo cammino?
Forse rosario spirituale. Campanella purificatrice. E io volevo sentire prima la voce dei morti. Ok, ho visto già una cosa brutta. Eccola, sapevo. Oh cavolo, sono rimasto senza. Ok, allora. A parte questa cosa mi mette non poco inquietudine questo posto. Florite. Che cosa fa la florite? Che adesso non mi ricordo. Un minerale che luccica. Se possiedi lo strumento adatto sarà più facile individuarti. Strumento adatto. Segnata con inchiostro blu. Vostra è ammazzato la creatura schifosa. Dobbiamo usare l'erba. Allora, qui c'è una stanzetta. Possiamo sbloccare perché abbiamo il potere. Ci eravamo appena curati. Ubiacco. I demoni saranno ripristinati il clan. Vabbè, leggiamo quando è finito. Oh, questa. Un piccolo nuovo ricordo. La scimmia ha detto di volere qualcosa. Di cosa si trattava? Assorbe la serie, una porta o forse un portale. Il piccolo. Ah, ok. Mi ricordo che ha detto qualcosa. Di cosa si trattava? Assorbe le anime, una porta o forse un portale. Apocalisse 1. La cerimonia oscura. Ah, ok. Un po' di lore. La cerimonia oscura è un rito tradizionale che viene celebrato nel mondo dei demoni. Tramite questo rituale i demoni sono in grado di stipulare un patto con gli umani. Ottenere sacrifici tramite questi patti è indispensabile nel mondo dei demoni. La cerimonia oscura necessita di una donna umana nata in quel luogo e dal cuore nobile. Il nostro re benedice il sangue della vittima sacrificata con il potere oscuro e usando il cranio della donna stessa come calice lo offre all'umano che vuole sancire il patto. Quindi questo è tutta la cosa di Nobunaga. Allora, tre mosse. Uno. Tre. No. Uno. Due. Allora, ho solo tre mosse, quindi in tre mosse. Qua mi manda il 3 troppo lontano. Quindi il 5 deve stare qua. Quindi dovremmo iniziare così. 2. No. Ma dove cazzo è? Sono le tre mosse, dobbiamo farlo. Ok. 2. No, non va bene neanche questo.
Uno. Due. No. Zero. Allora, il 3 è giusto qua, ok? Quindi 1, 2, si sta delineando nella testa il modo, la cosa che devo fare. Allora, questo deve essere messo qui, no? Quindi a posto. Chiave blu. Ok, adesso possiamo anche aprire quella porta. La porta con la chiave blu. Penso che si può dire. Si sta delineando nella mia mente una bestemmia. Praticamente è uguale. Ammazzati. Ma praticamente quello mi si sta delineando nella mente, perché mi stanno togliendo troppa vita. Minchia, l'abbiamo obliterato dall'esistenza. No, per l'ultima volta no. Ho fatto il possibile per venirvi incontro. Cioè, proprio a comprendere il vero potere dei demoni. È giunto il momento, demoni. No, per la regione c'è rimane oscura. Io non volevo andare subito qua. Pagare conseguenze delle vostre azioni. Io non volevo andare proprio qui. Vabbè, vedremo che riusciamo a fare altro. Non credo di morire. Cioè, non credo di vivere. Questo è un simpaticone, eh? È proprio un simpaticone questo maledetto. Questo rachete dovrebbe trovarsi nei guai. Samanosuke, nanika wakatta? No, non ho trovato niente. Mi ero dimenticato di questo plot twist. Non siete all'altezza, o sbaglio? Esatto. Hai visto che plot twistone, Onimusha? Ah, è vero, adesso giochiamo. Cazzo, però. Però adesso Mi resta nella testa che cosa ci fosse in quella stanza. Vabbè, dai, che ci poteva essere. Niente. Lo vedremo dopo. È vero, adesso giochiamo con lei. Oh. Ma siamo fottuti. Ma siamo fottuti. Che è successo? Pokémon. Mostri nella prigione ovest. Nisino loya grakara. Puoi attaccare i demoni e metterli a terra, ma non puoi ucciderli definitivamente. Ah, giusto. È
È vero, perché lei non possiede le armi per... No, sì! Però non teniamo anime. Ignora totalmente. Mi ignora totalmente. Andiamo qua. Solo che è lentissima lei. Cioè, nel senso, non è, non ha un'arma così forte. Questa però c'ha i kunai. Se si lanciano... Come si lanciano i kunai? Ah, ok. Con Y. Prigione a ovest. Allora non sono io il matto che salvava i loro salvataggi su due slot differenti. No, 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 assolutamente. Io ho detto, chissà che succede se... Può sempre succedere qualcosa. Aspetta, forse è stata sbarrata, ok. Lo sai, non me lo ricordavo se... che si potesse giocare con Kaede. Cioè, oddio, sì, me lo aspettavo effettivamente. Non mi ricordavo assolutamente nulla. Ah. Però veramente facciamo due danni, tipo... Oh, brutto essere maledetto, come hai usato toccare la mia Kaede? Basta musica? È diventato improvvisamente un anime. O lo è sempre stato in realtà. Erba. È immortale lei. Ah, ok, qua non ci posso entrare. Però poi ci potrò tornare con Sam. Con Sam. Che non lo sai che non si tocca la Kaede di una ragazza senza il suo permesso. Aspetta, ma parliamo della stessa cosa. Sì. Ma minchia, non c'erano neanche un sistema di puntamento. Ecco, qua non potevamo entrare perché... Una scala. È vero, mi dimentico sempre di parare. Salve. Ti ignora totalmente. Grazie. Ci vedo doppio. Ho appena preso un achievement. Ci vedo doppio. Va bene. God of War. Ragnarok flashback intensi phaser. Ah, non posso andare al piano di sopra. Posso andare al piano di sopra? Un brutto maledetto!
Un Ragnar flashback intensifies. Assolutamente sì. Madonna che angoscia comunque. Assorbi anime? Oh! Finalmente! Ah, Kaede non può usare questo oggetto. Ok, quindi è per Samano Succhia. Oh, sta musica è bellissima. Mi sa che non devo andare qua adesso. Cioè, in realtà sì, dovrei andare là. Ma mi sa che... voglio prima vedere cosa c'è qua, qua dietro. Aha! Vedi, dobbiamo potenziare mappa dell'area est. Ma siamo proprio tipo con uno di vita. Se posso darti un consiglio, gioca in modo strategico. Esempio, hai due nemico arcieri, affrontane uno, poi mettiti in parata e dopo che l'altro scocca affrontalo. Eh sì, per forza. Ma dove devo andare? Devo andare a vedere qua sotto. Cos'è? Mo non so dove devo andare perché non voglio andare. Ma hai visto come ballonzola? Portacci! Oh! Eccala! Sei morto! Sono morto! L'avevi appena detto! Le ballonzano? No, non me ne sono accorto. Mi serve dell'erba. Curatrice. E quale mondo è? Ok. Ma dove cazzo porta questa? Mappa dell'area est. Non riesco a capire se questa è la direzione dove dobbiamo andare. Non vorrei perdermi cose, capito? Ah, c'è sta uno scrigno qua. Il misterioso luogo in cui si riuniscono gli oni. A Pordenone. Ingranaggio di legno. Perci qualcosa. Ah, ok, quindi no. Se dici qualcosa, quindi qua non posso andare. Si riuniscono a brembata di sotto. Esatto. A bustarzizio. Oh, qualcosa qua. Kunai, grande. Salve. Ciao. Qui non devo fare l'eroe, devo solo andarmene. Ah, non posso entrare. Da Shinobi. Capito? Mi prende male il pensiero di dover salvare sullo stesso coso di Samanosuke. Non si sa mai. Vedi, il fatto che non puoi puntare è fastidiosissimo. Si riuniscono tutti a Veletri e poi tutti a farsi che vi credi? E poi vanno tutte le fraschette. Ah, se riuniscono a riccia.
Aspetta. Ah sì, quella è la porta chiusa con... In porchetta di Arocchia. Ma... Di Arocchia? Che cazzo è Arocchia? sì, ma ti dirò una cosa. Secondo me la porchetta suprema è quella abruzzese. Mi dispiace per Ariccia, raga, ma... Maledetto correttore. La porchetta abruzzese, ragazzi, è qualcosa di superiore. Secondo me... Secondo me, nel frattempo devo controllare che Kira non sia fuggita per altri lidi. La porchetta di... Lo sai perché non mi piace tanto la porchetta di Ariccia? Come se è finita la rimuscia la porchetta, non si sa. Perché il... non è speziata. Cioè non ci mettono tipo i finocchietto, queste cose qua, se spezie così. È molto naturale. In più, cioè, raga, è la fine del mondo. Se andate in Abruzzo, soprattutto se andate nella zona di Campli, queste cose qua, raga, assaggiate assolutamente la porchetta. Non bene. Allora, tu pensa una cosa, Fake. Pensate una cosa, ragazzi. Al mio matrimonio, quando mi sono sposato, non ho fatto un matrimonio in grande stile, tipo cerimonie, grandi ristoranti. Solo per i rosticini, esatto. Io ho vissuto in Abruzzo perché mia moglie è abruzzese, quindi... Ecco, vi dico una cosa, ragazzi. Al mio matrimonio ci stava... Abbiamo affittato... Anzi, in realtà non è affittato perché era il ristorante della zia di mia moglie. Abbiamo preso la sala. E loro hanno fatto delle cose fatte a mano, paste e cose, tutte buffet. Il Cam, il ragazzo che viene qui, vi può raccontare, perché lui è il fidanzato del mio carissimo amico ed è anche il fidanzato della testimone di mia moglie. E praticamente ho assunto un porchettaro che aveva un'intera porchetta, ma un'intera porchetta. Cioè voi semplicemente potevate andare lì e chiedevi di farvi tutti i panini che volevate. Era panini a cioè un'intera porchetta, raga, non era solo... Esatto, non era solo mezza porchetta, era tutta la porchetta. Non potete capire, ragazzi, io mi sono fatto fare i panini con la porchetta solo di guanciale, che è la parte che preferisco della porchetta. Esatto. Raga, la porchetta, la parte della guancia del guanciale, raga, della porchetta è qualcosa di fenomenale. Lo so. Ah, ce l'ho fatta. Sono riuscito a vedere sfuggire al mondo dei demoni oltre il portale del male. I colori erano meravigliosi. Esistono pigmenti al mondo in grado di produrre fedelmente ciò che ho visto. Ma c'è qualcosa che mi sfugge. Il portale ora è chiuso. Forse quel mondo non vuole accettarmi? A causa delle mie ferite non sono più in grado di aprire il portale o di fuggire a questa caverna. Ma voglio vederlo di nuovo. Voglio posare il mio sguardo su quel meraviglioso mondo per l'ultima volta. Quindi alla fine lui... Il discepolo ha scelto di... Il... Ha scelto di seguire il mondo dei demoni. Ovviamente, perché devo mettere... Devo mettere l'ingranaggio di legno. Adesso possiamo tirare la corda. So you chose death. No, no, dai. Lastra d'argento, ok, quindi adesso so dove andare. Fiacco. Ah, l'abbiamo completato. Quando i poteri dei demoni saranno ripristinati, il clan degli Oni si riunirà nello scorcio fra le dimensioni, al di là del tempo. È lì che pianificheranno, è il loro ritorno. Ok, dove si riuniscono i demoni era la domanda. Lascia perdere a me che almeno voi avete la possibilità di andare a mangiarla, io no. Io sono 3 anni che non torno in Italia. Salve. Che cazzo è sto posto? Oddio.
Ah, è al tempo. Immagino una porta a tempo. La classica porta a tempo, vero? No, invece no. Che culo. Ah, adesso sì. Aha. Ha tenuto l'astra d'oro. Adesso non è più a tempo, spero. Erba, perfetto. Quello proprio che, proprio ciò di cui avevo bisogno. Non è Belledri, no? E a quanto pare no. Non è manco Frosinone. Non è manco i castelli romani. Con lei devo evitare lo scontro il più possibile. Eccola. Allora, abbiamo ottenuto la stragente d'oro. Sento che mi sto dimenticando qualcosa, ma non credo. Erba is what you need. Esattamente. Ok. Adesso qua non ci posso andare. E là devo potenziare per forza la, lo spirito della cosa. Lo spirito della, della lama di fuoco. Anche se non la useremo mai la lama di fuoco, perché è inutile. Nel senso, è troppo lenta. E... anche se, devo dirvi, il potere della lama di fuoco non è poi così male. È molto più veloce degli altri. E incenerisce ciò che è davanti. La risalviamo perché non si sa mai. Allora, documenti, Biacco. Quando i poteri dei demoni si riuniranno nello scorcio tra le dimensioni, al di là del tempo. Qual è il misterioso luogo in cui si uniscono gli oni? Allora, vediamo un po' come si chiama. Scorcio, triangolo con la cosa, libro, cerchio. Tipo, perché per me quello è un libro. Non è male, ma solo attacco speciale. Eh sì, infatti. Libro, cerchio, poi dimensioni. Che potrebbe essere una cosa coi virgolette. Allora. Ecco. Tra dimensioni. Eccola, abbiamo aperto. Magatama Oni, dai! Con il cellulare, no? Una foto? Beh, guarda, fake, ricorda, non essere così arrabbiato con il tuo correttore. Se non fosse per il tuo correttore non sarebbe nato Padre Fortino. Allora, dove sta la stragente? E qua la stradora. In nomine Padre, Figlio e Spirito Santi. Ricordiamo ragazzi a tutti i follower che al raggiungimento di 20 cose abbonamenti Padre Fortino porterà Outlast 2. E stanno a fuoco tutto. Fluoride. Poi non ho capito a che serve sta fluoride, eh. È tipo una cosa per lavare i denti. Porca miseria. Maledettoni. Zelda intensifies. Dai. Gembo. Le demoni. No, le dei demoni. Tipo le fu. Ah, si può scendere. Ah, oh, no, aspetta, prima di scendere.
Si può salire. Ma si deve scendere o salire? Una scatola rompicapo. Ok. 5 movimenti. Esatto. Allora ero foga. 2 3 4 5, semplicissimo. Scendere né salire. Esatto. Scendere né salire. No, Fedi. Né salire, rimango qua. Coltello sacro? Che cazzo è il coltello sacro? Cos'è il coltello sacro? Sette da shinobi, rosario spirituale. Oh! È una... Sì, quello l'avevo capito, ma non la trovavo. Poi mi sono dimenticato che devo controllare... Devo controllare le armi. Esatto. Fino a là c'era arrivato. Vabbè, per forza mi devono dare il coltello sacro. Che sennò qua questi ne li potevo distruggere. Sokonohito, persona lì, ha detto. È tipo come se sei tu. Ma senso, aiuterò a uscire. Poi sicuro mi arriva qualcuno. Voi siete Kaede? Ai. Ma lei ci può passare tra le sbarre, regà. E il sound design è bellissimo. Il gioco non la conosce di nome Kaede. Ma lei ci passa tra le sbarre. Cioè, sono larghe così le sbarre. Se si infila un attimo così, potessi lasciare il castello e vedere il mondo con Samanosuke. Principessa Yuki. Kaede-san. Allora, tecnicamente, ragazzi, lei sarebbe potuta tranquillamente andarsene via. Rispetto al fatto che l'hanno messa... Sì, giustamente. No. Se lei si fosse messa un coltello alla gola, mo vi dico il mio pensiero. Non lo farai. Va bene. Ok, ciao. Mamma mia, che brutto. Dobbiamo scendere. Yukime-sama. Oddio. Allora, lei tecnicamente sarebbe potuta normalmente scappare. E vi dico come sarebbe. Se fosse infiltrata là dentro. Aspetta che... Maledetto OBS. Un po', vediamo un po' se... Ah, ma io non c'è bisogno che lo faccio da... Capito? Le cose morrono. Tra uno scheletro e Alia. Sì, praticamente. Se lei fosse scappata, si fosse messa un coltello addosso, tipo... Ragazzi, voi sapete che non potete colpirmi perché altrimenti la vostra cerimonia sacra andrà a puttane. Sarebbe potuta scappare. Ecco, lui è il boss più forte, capito? Che miseria! Ma che è? Ma è Metal Gear. Ho paura a dirti questa cosa, ma sai che puoi anche contrattaccare? Che senso? Contrattaccare. Senso contrattaccare, fake. Sì, lo sai, ma che...
fa un bel sonno Samanosuke. Dove siamo finiti? Sono curioso di sapere questa cosa. Quando sei imparata, premi il tasto dell'attacco al momento giusto, puoi deflettere gli attacchi nemici e contrattaccare in modo automatico. Ah, davvero? Non lo sapevo! Non lo sapevo, grazie! Questo non lo sapevo! Cos'è che fa questo, esattamente questo assorbiabile? Medicina, prendiamoci, usiamola subito. Dove siamo? Ah, buono a sapersi, grazie. Allora, portiamo avanti anche questa perché voglio aprire quella porta. Adesso possiamo tornare a fare qua sopra. E infatti. E beh, come faccio a vedere se non c'è nessun nemico? Che cazzo è? Ah, ok. Oh oh. E qual è il momento giusto? Vabbè, mo stiamo imparando. Vabbè. Beh, ma stiamo tre quarti d'ora così imparata. Come fa? Allora era un altro comando, ma lo deve fare. Vabbè. Intanto siamo morti. Allora, contrattacco. Devo vedere tra i comandi. Mi pare che ci sia. Allora, postazioni PC, no, assegnazione tasti, guardia, attacco speciale, assorbi animazione. Comandi. Allora, prova parata e A. Fucile, c'è pure il fucile. Non ricordavo. Attacca, azione, conferma. Non sei in movimento. Vediamo in combattimento. Ah, mo dove devo vedere? Mo appare Samanosuke finto. Thank you.
Salve. Tutta sta faccia con sto occhi tipo spiritati, indemoniati. No. Poi proviamo tutti, Dusty, eh. Tanto se rimango in parata. Ma sei sicuro che è lo stesso gioco? Stiamo parlando dello stesso gioco? Arriva la telecamera che non si capisce un cazzo. Oh, sì, vabbè. Sì, vabbè. Vabbè, avevo capito. Parata e A. No, non va. Non esiste nessun tasto. Cioè, ho proprio di tutti, ragazzi. Dai, Samonosuke. Poi concentriamoci solo su sconfiggere questo. Forse con lui non lo posso fare, non lo so. Contro di questo. Ma mi pare strano. Forse con i normali demoni sì. Poi vedremo sempre questo bellissimo sguardo. Bello sguardo lo chiamiamo. Dai, su. Ecco là, inizia bene. Oh, 2 secondi, eh. Sentite, lo sentite qua l'eco della From Software? Prova parata più B. No. In questo momento la telecamera così è veramente una tortura. Trovato come su Google questi counter. Come si fa? Parata BB, ma non lo fa. Boh, rivediamo lo sguardo del con Bischivi. Sai che non mi ricordo. Devo rivedere al volo nei comandi. Che non credo di aver mai schivato in vita mia su questo Onimusha. Per ora qua ho usato solo una parata. Con la luce della torcia accesa. Lo prendi di mira, perché si può... Scusa, c'è qualche problema nella mia testa, con sui comandi. Si può anche...
si faceva RB. No, con B si assorbe le anime. Allora, non esiste una schivata durante aggancio. Come si schiva? RB! Non ho mai usato la schivata. È tipo uno, la prima volta nella mia vita in cui non uso. Senti, ma mi ha rotto comunque tre quarti di vita, eh? Vabbè. Però RB per agganciarlo, poi A, RB più A. Oh, a me non mi aggancia niente con RB. A me con RB non mi aggancia niente. Con RB mi parte la schivata. Vedi? Ok. Però se mi metto in parata non schiva. Se mi metto in parata non schiva. Cioè, scusa, se mi metto in parata non schiva. È bellissimo questo sguardo che fa. E poi rimedio premuto RB usi allora schiva. E poi ti premuto RB usi allora sì. Grazie mille. Vabbè. Grazie mille, Luke. Stiamo morendo malissimo. Come stai? Siamo su Onimusha. Come stai, caro? Esatto. Ciao, Drac. Stiamo morendo malissimo perché ci manca un... Come posso dire? Un concetto di come si schiva. Allora, se schiva non posso contrattaccare. Porca miseria, allora scappa. Grazie mille per il ride, ragazzi. Mi raccomando, lasciate... Però questa scena è bellissima. Questa scena è bellissima. Guardate la faccia quando incontreremo Samanosuke. Il finto Samanosuke. Guardate il suo bellissimo sguardo, tipo... Così. Ok. È inutile schivare. Contro lui è inutile schivare. Con lui conviene solo parare. E quando mi carica quell'attacco speciale, calla. Sì, però i comandi a volte sono proprio maledetti. Sì.
se riesci schivando ad andargli dietro la schiena non dall'esistenza. E non... No, lo sai qual è il problema? Alla prossima, caro. Il problema dello schivare con lui... è che lo schiva facilmente. No, no. È molto veloce anche lui. Molto veloce anche lui. Sai che apprezzo molto il fatto che non ci sia una musica chissà che complessa in questo momento? Apprezzo il fatto che non abbia una musica così complessa in questo momento, perché sarebbe totalmente anticlimatica. Invece è molto, non lo so, molto oscura. Praticamente senza musica. Bellissima con questa cosa di Shamisen, molto... questo sguardo è bellissimo, raga. Però... io mi sono rotto il cazzo, però. Ah, ok. Questo è molto più facile colpirlo. È complesso perché... Oh, ma non te lascio neanche un cazzo di momento... Oh. Neanche un momento di respiro ti lascio. Ecco la telecamera! Finalmente abbiamo ammazzato sto maledetto. Sta manosucchio. L'abbiamo fatta. Comunque, se non sbaglio, puoi parare e rimanere agganciato contemporaneamente. Non lo so. Sai che non lo so. Se possiamo farlo. Un po' potenziamo. Questo lo voglio potenziare al 3, perché così entriamo in quella zona. Salviamo, salva. Alba. Abbiamo obliterato comunque. Allora, dove riusciremo fuori da qui? Oh, lastra del male. Scala di legno. Prima sera da schivata con contrattacco era divertente. Lo so. Oh, il pozzo. Finalmente l'oggetto mi sa che era caduto dal pozzo. Lastra del male. Portare per il mondo di Deme. Forse posso usarla come chiave. Sì, lo so bene anche dove usarla. Sembra esserci un passaggio. Scala di legno. È molto intuitivo e facile
comunque come titolo. Allora, adesso dobbiamo fare in realtà un bel po' di cosine, raga. Sono emerso uno dopo l'altro. Aspetta, posso figurare la pergamena? Se vuoi capitare, Michele. Mi chiedo se quelle quattro statue dei quartieri sono state erette per tenerli lontani. Quelle statue si trovano anche qui nel castello da qualche parte. Ah, la lastra del mare è quella che trovi nel mare. Ti prego. Ti prego, Faye. Allora, c'era una parte che dovevamo andare a controllare innanzitutto al piano di sotto. Oh, ma sta gente? L'uomo stava con... No, non mi sbaglio, non eravate malvagio. Camminare luminoso nei pressi del cancello a nord. Abbiamo qualche legame con quelle creature? Diretto alla prigione, spero che sia bene. No, non ci andiamo adesso questa. Ci abbiamo troppo da vedere. La mia anima per me è finita. La creatura ha preso i miei compagni. La creatura ha detto che saranno delle ottime cavie. Minchia. Non fai una parola qui davanti a me, che sia lo spirito della morte? Sonardo l'uomo quindi ha detto che il portale apparirà qui e le ha consegnato poi la chiave al mostro che faceva la sua stessa faccia. Ah, i miei occhi! Ma quello è il tuo culo, non sono i tuoi occhi. Ci sono davvero cose strane al castello. Domenica la principessa è sparita nel nulla e sono state giovani il cuore della notte. Questo luogo pare essere maledetto. Mi sa che quel tizio... Aspe, ne ho un'altra che da quando sono ragazzino mi fa spaccare dal ridere. Lo sai perché i squali cinesi sono i peggiori? Perché nuotano nel male. Detto male! Per rimanere in tema di male. Oh, ma che sei a picchiare? Questa mi ha fatto ridere anche a me, immagino. Oh, salve! Non abbiate timore. In realtà gli ha detto non essere sorpreso, non essere spaventato. Volete visitare il regno oscuro? Non posso capire la nostra incolumità. Si sopravvissero per ottenere enormi ricompense. No. Siete pronto? No! Mata coio? No. Salviamo prima di fare una cosa del genere. Di avventurarci nel luogo oscuro. Dai. Ah, ok. Devo uscire e rientrare, immagino. Siete di nuovo voi? Dai. Mi scuso di cuore con tutta la comunità asiatica, non sono assolutamente razzista, ma quando qualcosa fa ridere, non resisto del ridere, è un po' come quando qualcuno viene colpito in mezzo alle gambe. È impossibile non ridere. Quindi praticamente tu, se fossi stato nel mondo della lore in cui ci fosse la lore di... come si chiama quel film... Idiocracy, avreste riso alla serie TV Hai le palle? Hai alle palle? Se vi siete interessati, sì, non vi siete pronto? Sì, vediamo un po' che succede. Wow, non mi ricordo niente. Oh, ah. Ah, quindi sono delle prove che mi danno. Ah, e poi possiamo scendere, se scendere giù o buttarci nel culo. Spero che mi diano delle cure. Andiamo in profondità, dai.
L'abbiamo veramente obliterato. Solo quando è spuntare è divertente, ok. Cazzo, siamo fottuti. Vabbè, questo gli posso andare alle spalle e gli posso menare tranquillamente. Insomma, con calma e kudasai. Andiamo in profondità, vediamo un po' che ci sta. Drago, dammi che che cazzo ci faccio con la polvorite? Mi ce lavo i denti! Ma che vuol dire kurasai? Oddio! Ansia! Ansia! La morte! La sofferenza! Un po' di cura! No, non ce la farò mai, raga! Kurasai? O kudasai? Kudasai vuol dire per favore. Tipo, mi fai sta cosa, kudasai? Ma un po' di cura no, eh? Oh, la cura! Mi ha curato! E sì! Mi è andata proprio un'anticchia di cura. Vabbè, questa era la più facile. Questi qua sono più facili. Oddio, che cazzo sono! Mi sono spoilerato un mob! Sono appena spoilerato un mob, mi sa. Oh no, il signor Culi Volanti! Sono di nuovo qui! Salve, signor Culi Volanti! Dai, però... Lo senti questo odore? Vuol dire solo una cosa. I culi volanti sono tra loro. Esatto! Evviva i culi volanti! Maledetti culi volanti! Cioè, raga, io sto andando avanti... Non ce la farò mai, raga, mo mi colpisco. Andiamo a vedere qua, che non si sa mai. Sì, cazzo! Questo volevo. Che culo, regà. Madonna mia, che ansia. Esatto. Sapete che non ricordo quali sono... quali erano i premi ottenibili? Asci, tuo amore ammazzato, te tutta la tua stirpe di cogli oni. Ops, finita.
Finita così? Oh. Ma qua... mi sa che erano... mi sa che erano infinito. Lasci tua. Riammazzate tutti quanti. Voi... e chi va creato. Qua rischio di brutto. Ah, ok, quindi sono infiniti i livelli. Però aspetta, mi ha detto a metà strada. Che facciamo? Proseguiamo? Ma sì, proseguiamo. Poi a un certo punto, oddio. Eccala. Ho detto apri. Che no, sono infiniti. Ah, non sono. Ok. Ho letto infiniti, sono infiniti. Dai, dai, dai. Assorbi anime. Ma io non capito ancora che cosa fa sto assorbi anime. Oddio, sti cosi, ammazza. Guardate se dovessi, se io debba morire per un maledetto culo volante. Esatto. Talismano? Che cosa fa? Prima di tutto la salute se vieni ferito mortalmente? Ah, che culo! Che cazzo! Dammo, è ammazzato, ti obliterò dall'esistenza. A metà si sdoppiano. Parola. Che ansia terribile. Ti prego, fa che ci sia l'erba. Dorime. Ameno. Ameno. Sei pure due. Ma che stiamo scherzando? Ma che stiamo scherziamo? Ah, ci ho fatta con Kaede a battelo questo. Stiamo giochiamo. Oddio, oddio, l'ansia, l'ansia. L'ansia, mi sono perfusi.
Ecco. Però adesso dovrebbe avere il talismano. Forte quella cosa del talismano. Mamma mia che ansia, regà. Ciao Hype. Ok, caro. Vediamo se riusciamo a raggiungere il fondo del buco di questo luogo. Se vabbè, ma che altro? Se vabbè. Devo prendere che cosa sta qua dentro, non si sa mai. No, ma no. È la fluoride, la ritaglia. Che cazzo mi fai? Me lavo i denti. Oblitero dall'esistenza, porca miseria. Ops. Ecco, questa è ansia terribile. Questo è il momento ansia terribile. Ma sono troppi, sono troppi. Eccala. Vabbè. È tutto. Sono stato troppo greedy. Vabbè. La prossima volta. Next time, ragazzi. Allora, proseguiamo. Vabbè, alla fine ho perso. Che è stato? Ho perso solo 7 cose di potenziamento. Allora, devo entrare qua. Antica lingua lascia iscritti in diversi luoghi. Va bene. Mi piace, mettiamo a parlare con tutti i mortacci loro. Ho sentito parlare di una spada mistica in grado di proteggere il male. Essa fu lasciata al monaco da parte del castello di Napayama. La spada mistica, eh? Allora, qua sotto c'era una zona che non avevamo aperto. Dov'era? Non... Oh, c'è già la telecamera che non mi fa capire dove sto. Su. No, aspetta, non sto capendo. Sono nella direzione giusta? Ah no, ecco. Aspetta. Sì. Dov'è? Questa musica molto da... Questi si sdoppiano, sono odiosi! Si sdoppiano. Ok, questa è la parte che avrei voluto visitare. Non c'è tipo niente. Libro bianco. Ho classificato i demoni nelle seguenti categorie: demoni di classe inferiore. La loro intelligenza basilare è piuttosto limitata. Non hanno sviluppato l'uso del linguaggio. Vagano di notte alla ricerca di vittime. A volte divorano le scimmie. Essi seguono le regole del mondo dei demoni e prendono ordine ai demoni di classe superiore alla loro. Sono fedeli, ma fondamentalmente si comportano come degli insetti. Ok. Classe media, cioè praticamente i demoni borghesi, di dimensioni maggiori rispetto ai demoni di classe inferiore, queste creature hanno sviluppato una forma di linguaggio primitiva. Il loro comportamento è feroce e selvaggio, ricordano un po' le scimmie. Ok.
Classe superiore. Come Fortinbras è il sottoscritto. Ok. Questi demoni sono dotati di un'intelligenza superiore in ed è grazie a essi che la nostra società avanzata ha potuto svilupparsi. In base ai miei calcoli, la probabilità di nascere di un demone superiore è pari a circa 1 su 100.000. Ciò vuol dire che noi siamo prescelti. Sarebbe utile condurre ricerche sui demoni di classe superiore tramite la dissezione, ma è quasi impossibile ottenere un campione data la loro realtà. Un giorno riuscirò a far luce su questo mistero. Ma questo è interessante, ne è valsa la pena arrivare fin qua. Tua. Sali tutti qua. Avanti. Ma c'è ancora uno vivo? Eccola. Questi tecnicamente potrebbero essere infiniti. Cioè, se li vengono tagliati, o forse possono essere tagliati solo una volta sola. Allora, adesso, avendo esplorato la parte sotto, possiamo andare a esplorare la parte superiore. Salve! No, non mi interessa, non compro niente. Oh, fantasci vostra. Guarda, sto posto è un incubo. È un incubo, regà. Perché adesso deve essere in grado di esplorare la parte qua a sinistra. Dove c'era quella stanza dove volevo andare. Che miseria. Datene una carmata, raga. Mi state accollando. Cazzo del... Come li vorrei rivedere in un futuro magari remake questi... Ah, ok, è andata a sbattere contro il muro. Però stavolta mi ha colpito. Questo posto è diventato... E ansia terribile, raga. Io me paro. Me paro, ma poi me pare un cazzo, eh. Aspetta, abbiamo... Due documenti che avevamo? Abbiamo Biacco? Poi i poteri devono saranno le persone... No. Qual è allora, serio? Boh. E la miseria! Ma sono tanti! Ma dove cazzo stai mirando? Ok. No, per il rotto della cuffia. Speravo che mi desse...
Speriamo che un'erba. Ok, almeno questo però mi cura. Mi ha curato. Wow. Madonna quanto mi ha curato. Incredibile. Cazzo è? Quanto anni forse contiene delle anime. Oh. Ma è cassato, la testa è stata rimossa. Quindi qua devo trovare. Prego, dammi che ci sta. Bastone della veggenza. Che cavolo è sta roba? Colui che impugna questo bastone potrà far brillare la fluorite. Ah, ok. Sarà più facile individuarli. Non ho capito a che cosa serve la fluorite. Sinceramente, eh? Ma scusa. Deve esserci un modo per aprirla. Sassato dell'Ovest. Aspetta. Serve un cazzo. A brillare le fluoride. E che ci facciamo con le fluoride? Miseria. Questo posto è diventato un incubo. Ok, qua c'era la stanza dove potevamo aprire con la... con questo, però per farlo dobbiamo potenziare questo a 3. Ma sono un coglione. Sono un coglione. Sì, sei un coglione. Dovevo potenziare questo a 3. No, pensavo di vederlo prima della fine della live, invece no. Però in realtà potremmo metterci a farmare un attimo, tanto che ci vuole qua fuori. Vabbè, intanto almeno abbiamo tutte le armi al massimo. Abbiamo tutte le armi al massimo, almeno. Se mi metto a farmare un pochino qui di nemici, questi dovrebbero dare abbastanza. Praticamente sono esattamente come gli altri nemici, sono che sono vestiti meglio. Marcia tua. Altrimenti si fa, sì, vero? Aspetta. Ma che ci faccio con sta fluorite? Ce faccio con la fluorite? A
Cano di sopra, ammazziamo prima questi. Madonna, raga, ma c'ho veramente uno sputo di vita. È veramente difficile sta cosa. Dai, 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 che ce la faccio. A posto. Possiamo andare a vedere, a dare uno sguardo a cosa c'è al di là della porta. Ti prego, fa che ci sia una coltivazione di piante verdi. E poi, ragazzi, ci salutiamo per stamattina e ci vediamo direttamente stasera. Anzi, vi vedete stasera direttamente con Alvic, mi raccomando, alle 20 per continuare Outlast. Che ci sta qua dentro? Medicina, taglie. Che ci faccio con la fluoride? Devo dargli un significato. Devo capire che cacchio ci faccio. Più facile individuarle. Non lo so. Fluoride. Ci deve avere un significato, eh? Che luccica. Se possiamo strumento adatto, sarà più facile individuarle. Quando necessario. Vabbè. Eccala. Gattoli normali. Ok, questo è il cattivo dei cattivi. Meno male che posso parare tutto. Sì, magari. La miseria. La spada. Spada ornamentale. Non vedo un cazzo. Dai, sta là la vita! Oh, che cazzo gli faccio? Vietti, non c'ho l'arma. Calla. Vabbè. Vabbè, sono morto. Ma abbiamo salvato. Dov'è che abbiamo salvato l'ultima volta? Dove ho capito dove ho salvato l'ultima volta? Ah, ok, va bene, va bene. Va bene, ragazzi. Allora. Allora, innanzitutto io vi ringrazio per avermi seguito oggi, raga, stamattina, in questa mattinata molto molto rilassata, molto molto scialla. In questa mattinata molto scialla su Onimusha. Noi domani mattina continueremo la nostra run su Onimusha. Mentre giovedì invece molto sciaga, mentre giovedì continueremo invece con Nier, quindi andiamo avanti e probabilmente inizieremo la seconda run, la terza run su Nier. Quella, mi raccomando, fake, non perdetela, ragazzi, perché
scopriremo tantissime cose sicuramente sul progetto Gestalt. Mentre stasera alle 20, ragazzi, Alvik tornerà su Atlas, quindi mi raccomando, non perdetevi l'avventura di questa sera, perché sicuramente Alvik si cagherà in mano e succederà di tutto. Mi raccomando, ragazzi, Alvik vi aspetta questa sera alle 20, prepariamoci per fare un raidino tattico prima di andare a pranzo. Chi possiamo fare il raidino tattico? Possiamo farlo a Iruma. Andiamo a salutare la nostra cara Iruma. Allora, Alvik oggi mi ha scritto un messaggio, mi ha detto che non vede l'ora di continuare la sua avventura. Oh, sto sbagliando tutto. Di continuare la sua avventura su Outlast stasera, raga. Perché sta... Ah, è cambiato tutto. Allora, andiamo da Iruma. Ragazzi, io vi ringrazio per tutto. Noi ci vediamo. Anzi, voi vi vedete. Esatto, questa sera. Con Alvik su Outlast, raga. Buon pranzo, a stasera.